ascolterai la mia voce. La mia voce, ti aiuterà e ti condurrà ancora più a fondo dentro l'Europa. Ogni volta che sentirai la mia voce, a ogni parola e a ogni numero, entrerai in uno stato di rilassamento più profondo, più ricettivo. Ora io conterò da uno a 10. Arrivati a 10, tu entrerai in Europa. E io dico uno. E mentre ti concentrerai totalmente sulla mia voce, incomincerai lentamente a rilassarti. Due. Le tue mani e le tue dita diventano più calde e più pesanti. Tre. La sensazione di calore si estende alle tue braccia e di qui alle spalle e al collo. Quattro. I tuoi piedi e le tue gambe si fanno pesanti. Cinque. Il calore ora si estende a tutto il corpo. Al sei. Entrerai in uno stato di rilassamento ancora più profondo. E io dico sei. E il tuo corpo incomincia lentamente a sprofondare. Sette. Continui a sprofondare. Sempre di più. Otto. A ogni respiro che fai, sprofondi sempre di più. Nove. Sei sospeso. Inerte. Al contare di dieci, ti troverai in Europa. Ci arriverai al 10. E io dico 10. Thank you.
underligt, uformeligt væsen, der strejfede omkring i mørket, ledende efter den skaber. De uhyggelige fodtrin genlød i byen, og et vindpust fulgte den. Sanserne var ikke nok til at definere, hvad der skete. Dog vidste de gamle befolkninger, at den, der skaber natten, ejes kun af natten. Derfor lukkede de med tykke ræb de tunge skodder, så end ikke den mindste lysstråle kunne trænge igennem til deres små huse. Men væsenet bekymrede sig ikke om menneskernes uvenskab og fortsatte sin søgen for at få svar på sine spørgsmål. Men den vidste ikke, hvor den skaber var, heller ikke, hvordan han så ud. Derfor spurgte den statuerne, stenene, vandet i floden og tågen, men forstod ikke svarene, der blev givet. Confusione nella mia testa, nei miei occhi, nelle mie braccia. È un abbraccio gelido come la notte in cui sono stato creato. È una morsa stretta che non fa respirare. Questa è retorica, uomo. Questo è il mio stato. Le direzioni sono infinite. Ma io non so distinguere, non ho più il senso dell'orientamento, non distingo. Le percezioni sono contrastate, i sensi non mi aiutano. I miei occhi hanno delle allucinazioni, davanti a me tante formiche che agonizzano nella loro velocità, cercano qualcosa, un riparo, un rifugio. Come io cerco il mio creatore. Il cervello non risponde più ai comandi. Le azioni non hanno senso logico. Tanti sono i cammini, infinite possibilità. È un attimo. Le formiche mi sono già addosso, un gruppo compatto che si arrampica su di me fino alla sommità, fino alla testa che pulsa e che non mi lascia tregua. Yeah.
We'll be right back.
Cos'è questo strano suono? Il mio corpo sente un'energia. È una scossa che mi spinge a proseguire. Ora sono come il serpente. Il flauto mi incanta. È una forza superiore che trascina e crea. Curiosi questi uomini senza pensieri. Pura follia dionisiaca. Il demone della danza si è impossessato di loro. Movimenti all'unisono. Siamo la turpe festa danzante. Sono simili a loro, un diverso. Solo pensieri confusi nella mente. Sospeso mentre il corpo risponde a comandi superiori. È una tregua momentanea. Lo scopo per cui sono qui è un altro. Solo un attimo di pausa. Devo continuare a cercare. Ricerca che forse non avrà mai fine. La ricerca del mio creatore. Thank you.
proprietà della notte. Così chiudevano con le corde le spesse imposte, in modo che nessuna pallida luce potesse penetrare nelle loro piccole case. Ma l'essere non si preoccupava dell'ostilità degli uomini e continuava a cercare il suo creatore. Però non sapeva dove fosse, né che aspetto avesse. Così prese ad interrogare le statue ed i sassi, l'acqua dei fiumi e la nebbia, senza riuscire a capire le risposte che gli venivano date. Così, sempre più confuso, continuava a cercare il suo creatore per avere l'unica risposta che poteva soddisfarlo. I vecchi popoli non ricordano se l'essere riuscì a trovare quello che cercava, ma quando seduti con i loro drappi neri intorno a un timido fuoco, raccontano questa storia ai giovani, non si preoccupano di questo, sanno che un lieve tremito di labbra ci sarà soltanto quando i giovani chiederanno quali erano le domande che l'essere della notte poneva alle statue. Ha 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 ha
Zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Und denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen werden, in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Mich wie einen Albtraum, der aus deiner Brust hockt und dir den Schweiß beim Schlafen raustreibt. Und dann will ich diesen Menschen, die so von Religion sprechen, etwas sagen. Auch ich bin religiös, und zwar tief innerlich religiös. Und ich glaube, dass diese Vorsehung die Menschen wägt. Und dass derjenige, der vor den Prüfungen und unter den Prüfungen der Vorsehung nicht bestehen kann, der an ihnen zerbricht, dass der von der Vorsehung nicht bestimmt ist zu Größerem. Dass das eine in der Natur gegebene Notwendigkeit ist, dass nur aus einer Auslese die Stärkeren übrig bleiben. Und ich möchte es hier ruhig aussprechen. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass es sich selbst. Shh.
Dove mi stanno portando? Una luce si diffonde in tutte le direzioni. Cammino su un sentiero luminoso. La strada è tracciata nella mia mente. È un attimo. Tutto diventa buio. È l'astro delle notti che ora decide il mio percorso. La strada scompare. Il mio creatore è oramai un pallido lumicino che lotta con le tenebre. Vivo l'alternanza. Non riesco più a sopportare la duplicità. Devo cercare un passaggio, non ho alternative, anche se la paura si è impossessata del mio spirito. Oggetti, simboli. Scelgo la porta. Che cosa c'è oltre? Nessuno può dare una risposta. L'istinto mi guida attraverso i due mondi. Forse finalmente arriverò al cospetto del mio fattore. Thank you.
Thank you.
fraguar la réponse a ces questions. Pour tal ne savait pas où se trouvait son créateur, ni qu'il forme il avait. Ainsi il prend à consulter les statues et les pierres, l'eau de fleuve et la bruyère, sans réussir à comprendre les réponses que lui ont été données. Ainsi de plus en plus confuse, il continuait à chercher son créateur, pour obtenir les seules réponses qui pouvaient le satisfaire. Les vieilles populations ne se rappellent pas si l'être réussit à trouver son créateur. Cependant, assis avec leur noir drap autour d'un timide feu, elles racontent cette histoire aux gens, ne se préoccupent pas de cela. Elles savaient qu'on aura un léger tremblement de lèvres, seulement quand les gens demanderont quelles étaient les questions que l'être de la nuit posait à la statue et à la bruyère. Thank you.
sta maledetto. E noi sono tu sombra vai la pianità vorrebbe dormire e noi rama le e noi sono tu sombra vai la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra vai noi sono la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi la pianità vorrebbe dormire e noi rama le tu sombra dai noi zulino e danna pianità vorrebbe dormire Hai creduto davvero, burattinaio affannato, di aver mosso tu quel corpo inanimato? Lei gioca. Gioca con me. È una partita con la morte. La mia si può forse definire vittoria. Mi osserva. Il cappuccio nero le copre il capo. Un sorriso appena accennato increspa le sue labbra. Sta giocando? Si prende gioco di me? Realtà onirica. Il sogno mi appartiene. Il tempo sembra essersi fermato. Vivo solo il momento presente. È una condizione duplice. Si sdoppia il mio pensiero e il corpo vuole seguire la scissione. Oramai ho due forme. Incarno due entità contrapposte che battono all'unisono. Due anime che esistono solamente l'una in funzione dell'altra. In conflitto e in pace, senza conoscere il giusto cammino. Tu.
Thank you.
colui che mi ha dato vita e pura essenza. Mi illudo di poterlo trovare, perché altri lo cercano. Come faccio ad essere così sicuro della sua esistenza, quando io stesso dubito della mia? Solo ombre rarefatte mi avvolgono nella notte, macchie scure che tradiscono i miei sensi. Ora mi sembra di vedere il mio creatore. È solo un'illusione. Nessuna consistenza per il mio ruvido tanto. È un gioco di luci che dona nuove forme e nuovi colori, prospettive distorte che ingannano l'occhio. Cerco, ma non riesco a trovare. Thank you.
sottile fumo esce dal mio petto. È la vita che tenta di scappare dal cuore. Solo un lieve torpore. La stanchezza placa ogni reazione. Il buio combatte con armi ingiuste. Nessun avversario può vincere al suo cospetto. La ricerca è finita. Il pensiero non muore. Ancora tante domande vorrei porre al mio creatore. Magari è stato raggiunto da altri. Non c'è più tempo. Solo il riposo. Con la certezza che quando calerà di nuovo il sole, sarà lui a cercare me. Thank you.